Una comunità come Santa Maria di Licodia ha tre sacerdoti, o meglio due sacerdoti e due diaconi. E questo è una ricchezza, perché sono un dono di Dio. Certo, i cambiamenti creano sempre un po' qualche terremoto, però dobbiamo semplicemente guardare al fatto che i sacerdoti, e in questo caso due sacerdoti e due diaconi, sono un dono di Dio. E come tali bisogna accoglierli per camminare insieme e continuare questa bella storia di Chiesa di Santa Maria di Licodia, che ha delle radici profondissime, che è stata accompagnata dagli ultimi sacerdoti in una maniera stupenda e che adesso, ecco, deve continuare su questa linea di carità pastorale. E veramente mi sento molto bene, soprattutto la vostra accoglienza gioiosa e affettuosa, quindi mi sono inserito bene così, vedendo i vostri volti così luminosi, e spero che ci riusciremo a camminare insieme. Diciamo, il Vescovo ha il desiderio che qui a Licodia nasca un nuovo oratorio che diventi il centro delle attività giovanili per le due parrocchie, e quindi sono qui in questi anni, lavoreremo appunto a questo progetto, cercando di, vediamo, creare, sperimentare cose nuove per i ragazzi e per rendere questa comunità sempre più accogliente e per preparare questi ragazzi anche a quello che è la vita cristiana, quindi un gioco ma che sia anche parte formativa nella loro vita. Il mio augurio, come ho detto poco fa, è quello di una collaborazione tra le parrocchie e l'amministrazione, una collaborazione che già è iniziata con Padre Sandino, il quale ho ringraziato e ringrazio per il lavoro svolto in questi 12 anni, che ha risolto molte problematiche della nostra comunità. Quindi l'augurio che io ho fatto e che mi auguro che possiamo lavorare assieme in sinergia per il bene di tutta la comunità licodiese.